Io sono francamente schifato, ma proprio schifato da vomito, da senso di vomito, da rigurgito forte, di quelli belli della domenica mattina. Non sono neanche riuscito a guardarla tutta la conferenza stampa di Gravina, ve lo dico, perché mi dà fastidio sentirlo parlare, mi dà proprio fastidio sentire la voce che esce dalla sua bocca, il tono di voce, la sua supponenza, il modo in cui si erge a capo, a leader, a eroe della nazione, il modo in cui attacca in maniera subdola anche altri enti, il modo in cui non ci si assume mai nessun senso di responsabilità, dato che l'ha detto lui, senso di responsabilità. Ci sono alcune frasi che voglio leggervi, per raccontarvi perché Gravina non si dimette, anzi rimaniamo perché abbiamo le idee chiare, dobbiamo lavorare qui e là. Grande senso di responsabilità è una frase vuota, dispiace, il grande senso di responsabilità è un'altra cosa e credo che sia il sentimento comune di tutta l'Italia. Il grande senso di responsabilità significa essere coraggiosi ed alzare i tacchi quando le cose non funzionano, non perché si voglia scappare, ma perché appunto occorre assumersi le proprie responsabilità. E facciamo un giochino, la scala gerarchica delle coppe, facciamo solo di questa eliminazione Euro 2024. All'ultimo posto i calciatori sono scarsi? Anch'io sono scarso, non hanno colpe nell'essere scarsi i calciatori, mi pare. Sono quelli, sono stati convocati, sono stati ritenuti i migliori che c'erano a disposizione, quindi loro sono l'ultima ruota del carro, sono la base della piramide, sono i meno colpevoli in assoluto. È più colpevole di loro quello che li ha scelti questi calciatori, quindi Luciano Spalletti al secondo posto, medaglia d'argento per lui. Ma ancora più colpe per me ce le ha chi non è mai stato in grado di assumersi delle responsabilità, di chi è sempre stato in grado soltanto di farsi bello nei momenti positivi e di chi invece ha sempre parlato per dare aria alla bocca e minimizzare il tutto nei momenti negativi. E sto parlando del caro presidente della FIGC, Gravina, perché io nelle ultime ore ho letto sì, ma quando abbiamo vinto l'europeo e allora distacchiamo dal mondo del calcio il senso di gratitudine, perché la gratitudine nel calcio è la cosa più sbagliata che c'è. Non viviamo nel 2021 quando Chiellini alza la Coppa Wembley, siamo nel 2024 quando la Svizzera ci rifila due palloni che potevano essere anche di più, dove non abbiamo visto la palla. Siamo la nazionale campione d'Europa che non va ai mondiali per la seconda volta di fila, tra l'altro. E quando una nazione come l'Italia non va ai mondiali per due volte di fila, bisognerebbe anche solo vergognarsi invece che lodare il movimento calcistico italiano facendolo passare come una vittoria. Perché qua noi stiamo festeggiando il fatto che ci sono 5 squadre in Champions League. Wow, meraviglioso il fatto che una Champions allargata abbia dato la possibilità di qualificarsi a 5 squadre italiane. Wow, proprio una roba di cui vantarsi. Ci siamo fatti le sviolinate da soli perché abbiamo avuto 3 squadre finaliste in Europa l'anno scorso, dove hanno perso tutte e 3 poi in finale, ma siamo stati bravissimi. Quanto sta venendo fuori il calcio italiano meraviglioso, calcio italiano inteso come club, neanche come calciatori, perché poi vai a vedere i calciatori che giocano nelle squadre che sono arrivate nelle finali. Qualcuno sì c'è ovviamente, ma non stiamo parlando di chissà quanti. Quanti di quei calciatori che sono arrivati in finale l'anno scorso senza mai vincere o quest'anno nelle finali che hanno fatto quest'anno giocano in nazionale? Nella nazionale convocati che sono andati a fare quel percorso lì? Perché poi bisogna dividere FIGC inteso come rappresentanza delle squadre, FIGC inteso come nazionale. Di cosa stiamo parlando? Qual è la cosa che ci preme di più? Qual è il focus? Perché a me pare che qui si stia cercando di tenere i piedi in due scarpe, eh? Sembra che si stia cercando di dire ah, bella la nazionale, fantastica la nazionale, quando si parla la nazionale è bella la Serie A, fantastica la Serie A, quando si parla di Serie A, ma sono due enti diversi, eh? Andiamo avanti. 8-9 mesi non va cambiato il tecnico, 8-9 mesi dal 18 di agosto, il che significa che fra 48 giorni è un anno, quindi sono anche già 10, se non 10 o qualcosa in più. Allora, Spalletti arriva il 18 di agosto, in nazionale. Poi non cambia niente, ai fini del discorso, però non vedo il motivo per andare al ribasso, per far vedere che ha lavorato troppo poco. No, non ha lavorato troppo poco, non è arrivato ad ottobre, non sono 8 mesi. È arrivato il 18 di agosto. Allora, perché questa volontà di abbassare per far vedere che c'è stato meno possibilità di lavorare?
Probabilmente sì, ma allora ci stai prendendo in giro, caro Gabriele Gravina. Cambiare qualcosa sì, ma in seguito riflessioni profonde. Ma come? Bisogna andare avanti con questo progetto meraviglioso, eccetera, eccetera, in cui tutto va bene, però qualcosa bisogna cambiare. Però il qualcosa che volete voi, cosa si cambia? Cambiamo i calciatori? Va bene, aspettiamo che ne vengano fuori dei più forti, d'accordo? Allora ci sediamo sulla riva del fiume, aspettiamo, possiamo farlo tutti allora. Quali competenze ci sono nell'attendere che le cose migliorino da sole? Poche, probabilmente, ma a quanto pare va bene così. Crescere tutti, anche se cadiamo, e purtroppo lo facciamo piuttosto spesso, ma dobbiamo rialzarci con progetto, idee e lavoro. Ok, qual è il progetto, quali sono le idee e quali sono i lavori eseguiti? Perché poi citare queste cose è meraviglioso, funziona tutto a livello comunicativo, però poi quali sono nel concreto? Cioè il progetto qual è? Il progetto era farsi eliminare gli ottavi di Euro 2024, il progetto era non andare ai mondiali del 2022 in Qatar. Qual è questo progetto? Il progetto è qualificarsi al prossimo mondiale? Mamma mia, che progettone per l'Italia! Sì, proprio un grandissimo progetto, grande senso di responsabilità. I problemi io li affronto con il lavoro, non fuggo davanti a grandi responsabilità. No, le grandi responsabilità ti impongono di farti da parte quando fallisci, è ben diverso, nessuno l'avrebbe vista come fuggire, l'avremmo vista tutti semplicemente come momento di lucidità estrema in cui si dimostra di essere incapaci nel svolgere nella miglior forma e nel miglior modo il proprio mestiere. Perché, ripeto, non si può dire sempre bravi quando le cose funzionano, vince l'europeo, bravo Gravina, brava la FIGC, brava l'Italia, l'Italia esce dagli europei e non si qualifica ai mondiali, vabbè dai, però grande senso di responsabilità, lavoro, progetto, idee, se no si perde mai, si vince sempre. Politiche e tecniche diverse. Le responsabilità politiche e le responsabilità tecniche sono diverse, perché sennò viene strumentalizzata la parte tecnica per fare un discorso politico. Allora Gravina sei immortale, perdonami, sei immortale, perché la responsabilità politica è tutta tua, la responsabilità tecnica è tutta di Spalletti, quindi se l'Italia vince la responsabilità tecnica diventa politica, se l'Italia perde la responsabilità tecnica non può essere associata a quella politica. Sì, stiamo strumentalizzando il fallimento di una nazionale per dare addosso a quello che è il presidente della FIGC, il rappresentante di questa nazionale. Non è una strumentalizzazione, è una constatazione oggettiva e la differenza è enorme. C'è solo una cosa, per dire una frase del genere, ci si vuole ancora una volta parare il sederino, che sono due concetti invece completamente differenti. Serve senso di lucidità e di logica e non compiere atti che farebbero solo danni. Ah, le dimissioni farebbero solo danni. E beh, peggio, no, perché voglio capire, peggio di così cosa potrebbe succedere? Il danno nelle dimissioni di Gravina sarebbe due punti, elenco puntato. Cioè, cosa mi dici? Oh, non ci qualifichiamo al prossimo mondiale. Ma non ci siamo qualificati neanche con te. Facciamo ancora più ridere al prossimo europeo, va bene, se non fa cosa cagna l'ultimo secondo siamo eliminati anche i gironi, perché poi le responsabilità tecniche e politiche sono differenti, sono intrecciate, perché con il potere politico vai a creare il progetto tecnico, quindi ve lo dico proprio col cuore in mano, è una cazzata, è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra. E come se non bastasse, poi c'è un bel attacco frontale ai club che appartengono comunque alla FIGC, perché la Serie A è legata alla FIGC, scelte che non passano dal presidente federale, ma da alcune norme, dato che gli imprenditori gestiscono le squadre come le aziende. Questa è veramente la ciliegina sulla torta. Spariamo sui club di Serie A. Vai, spariamo sui club di Serie A, perché si vuole ridurre al più possibile lo spazio per le nazionali, e questo è l'amore per le nazionali. Facciamo anche la morale ai club di Serie A che pagano gli stipendi ai calciatori. Crescono i calciatori, li devono dare alle nazionali, e se si fanno male durante l'europeo, durante il mondiale, durante l'amichevole, si attaccano tutti al tram. È un capolavoro, cioè è veramente un capolavoro, pur di uscire lindi, bianchi, perfetti dal guano, dal fango. Abbiamo sparato su tutti, abbiamo sparato su Spalletti, che però ha massima fiducia, però le responsabilità tecniche sono tue, quelle politiche sono mie, perché sennò poi qua strumentalizziamo. Bisogna dare tempo, fiducia, spazio, ma allo stesso tempo attacchiamo quelli che ci danno i calciatori.
Cioè, le cose che devono cambiare quindi sono i club che devono mettere a disposizione più calciatori, devono avere più amore nei confronti della nazionale, che la nazionale loro non dà niente. La nazionale che prende dei club, ma i club della nazionale non hanno niente, se non magari la fortuna che un calciatore durante un percorso possa fare un ottimo campionato europeo, un ottimo mondiale, quindi alzare la valutazione. Ma è sempre un rischio, perché ripeto, se si fanno male ci si spazza la bocca, ci si spazza la bocca così, siamo pari, ci si pulisce i baffi. Io qui ho spento, poi non so se al termine di questo meraviglioso discorso lui si sia anche dimesso, non credo, perché lui è uno che non scappa di fronte al senso di grande responsabilità. Cazzo, è un eroe, ragazzi, meno male che abbiamo Gravina in Italia, ma quanto ce lo invidiano all'estero le altre federazioni, un presidente così che non si tira mica indietro dove tutto va alla perfezione. Volevo condividere con voi questi 10 minuti di ordinaria follia, perché mi è sembrato di sentire un sacco di cavolate, veramente una miriade di cavolate. Non scappi, Gravina, fai bene, hai ragione. Sederino attaccato alla poltroncina e altri soldini che ci mettiamo in tasca. Ma a chi ti ammazza te? Tanto sei sempre il numero uno. Si vince, grande Gravina, si perde. Però gli altri club qui e là, su e giù, e triche ballacche. Ma va.